Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video, collaborazione, come avrete visto dal titolo, Yes Style! Allora, facciamo una makeup challenge insieme con i prodotti che mi ha gentilmente regalato Yes Style. Mi ha dato anche un codice sconto che è MOMOTODDE82, tutto maiuscolo, tutto attaccato, del 5% da utilizzare entro il 31 di luglio. E potete aggiungerlo ai loro codici sconto, diciamo che trovate già online sul sito. Quindi è un 5% in più da aggiungere al promo code del momento. Vi lascio comunque in info box sia il link per entrare sul loro sito, sia appunto il mio codice sconto in modo che non possiate dimenticarvelo. Allora, vi faccio vedere un po' di prodottini. Di questi prodotti vi lascerò anche lì tutti i prezzi nell'info box, anzi, ah no, però li posso vedere anche dalla bolla. Fantastico, ce li ho anche qua in bolla, quindi direi che ce la possiamo fare. Salvo variazioni minime di prezzo, i prezzi dovrebbero essere questi. Il sito ovviamente è yesstyle.com. C'è anche l'applicazione che è molto semplice, quindi io vi consiglio di utilizzare l'app. Ma iniziamo subito. Vi farò vedere alcuni dei prodotti sul viso, perché come potete vedere in parte sono truccata perché sono andata a lavorare, quindi gli occhi li ho già truccati, ma non abbiamo nulla per gli occhi, quindi sti cavoli, possiamo tranquillamente utilizzare il resto. Il primo prodotto che vi faccio vedere è una crema a protezione solare 50, a parte che la meraviglia del pack, questa appunto è SPF 50+ ed è una crema viso e viene 14,64 euro, è di Can Make ed è questa qua. Allora, io ora la provo al volo sulla mano, giusto per parlarvi della consistenza. Ovviamente non me la metto in faccia perché sono le 4 del pomeriggio, sono rientrata da lavorare adesso. Sto girando il video ora perché purtroppo la merce ci ha messo più di quello che credevo ad arrivare. Quindi non ho fatto in tempo, diciamo, a prepararmi per fare il video, se no l'avrei fatto di mattina, ma in questo periodo lavoro tutto il giorno, quindi è un macello. Si asciuga in un nanosecondo, non lascia la pelle unta ed è anche inodore, quindi non ha alcun tipo di fastidioso profumino. È favolosa, raga. Io domani me la metterò sicuramente come base trucco e non vedo l'ora di provarla. Se mi trovo bene ne compro tipo altre 1500. Fantastico. Quindi primo prodottino regalatomi da Yes Style. Secondo prodottino che vi faccio vedere è lui. Che cos'è? È un mascara per le sopracciglia. Avercele le sopracciglia, cazzarola. Allora, tra i prodotti che mi hanno detto di controllare, o meglio, tra cui scegliere, c'erano anche delle palette occhi. Purtroppo, quando ho fatto io l'ordine, le tre palettine occhi erano andate già sold out, per cui non sono riuscita ad accaparrarmele, se no avrei chiesto una di quelle al posto di questo. Tra i prodotti rimasti, appunto, c'era il mascara per le sopracciglia. Io non ho di sopracciglia, quindi è dura la cosa. Ma ho idea di come utilizzarlo, ovvero invece che utilizzarlo col suo pennellino, volevo prendere un pennellino da angolo, un pennellino da eyeliner, e provo a disegnare i peletti, perché come potete vedere io adesso non ho più le sopracciglia perché le sto cancellando con dei trattamenti specifici, perché devo ritatuarle poi a settembre. Io ho preso la colorazione 05, che è questo castano un po' ambrato, avrei potuto sceglierla più scura, ma devo dire la verità, non si capiva bene il colore giusto, quindi mi sono un po' fidata a occhio e ho detto non lo voglio troppo scuro, non lo voglio troppo chiaro, vado su una via di mezzo. Il prodotto in sé è fatto così, quindi ha lo scovolino classico dell'applicatore che si utilizza appunto in caso di peletti delle sopracciglia, ma noi ce ne freghiamo e andiamo a prendere un pennellino ad angolo. Ora cerco un pennellino piccolo piccolo perché lo voglio super super sottile. Ovviamente quando cerchi le cose non le trovi mai mai nella vita. Eccolo qua. Prendo un pennellino angolato e vado a prendere il prodotto direttamente dallo scovolino. Faccio questa cosa qua per recuperare appunto il prodotto e vado a fare i miei peletti direttamente con. Provo a prendere però uno specchietto piccolo perché non vi voglio ceccare. Utilizzo uno specchietto piccino, così, e
e vado a colorare le mie sopracciglia facendo dei trattini direttamente col prodotto. Devo dire che funziona, raga. Funziona alla grande questa cosa qua. Quindi potete anche utilizzarlo appunto in questa maniera qui. Vi disegnate il sopracciglio direttamente col pennellino. Spettacolo. Ora ci provo anche di qua. Intanto prendo il prodotto, lo prelevo direttamente da lì e vado avanti. Il colore, oltretutto, quando si asciuga è un castano chiaro, un pochettino miele, quindi non è neanche male. Direi che ci siamo. Cioè, guardate che carino. Top. I like it. Ora faccio anche l'altro sopracciglio, così intanto insieme vediamo la resa anche da asciutto, ma già così devo dire la verità. Che mi piace molto tra le altre cose. Bella anche il colore, quindi bene, molto molto bene. Vado a fare la stessa cosa di qua, quindi disegno mille mila pelettini per coprire appunto le mie sopracciglia inesistenti. In questo modo. Tra le altre cose, il tratto è anche molto gentile e quindi io che ora ho le sopracciglia trattate e molto delicate non patisco assolutamente utilizzandolo così, non mi dà fastidio, non mi pizzica, non mi brucia, la pelle comunque ora io ce l'ho molto delicata in questa zona avendo fatto il trattamento di rimozione e appunto riesco tranquillamente a passarci sopra il prodotto, non mi dà fastidio per niente. Quindi top. Ok, a questo punto direi che ci siamo. Io purtroppo non ho le sopracciglia uguali ora come ora, quindi cerco di renderle il più uguali possibili facendo questa cosa qua, ovvero andando a ricostruire il disegno come meglio posso col pennellino. Tipo qua me ne manca proprio un pezzo. Devo fare così. Ok. Ci siamo. Perfetto. Ora andiamo avanti col prossimo prodottino. Il prossimo prodottino che vi faccio vedere, quindi questo mi piace un botto e viene allora. Qua mi dice eyeliner pencil, ma non è un eyeliner. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Allora, c'è un po' della confusion su questo affare, quindi io vi lascerò comunque in info box i prezzi precisi, perché mi dice eyeliner 4,80 euro, ma non è un eyeliner, quindi hanno scritto la bolla un po' maluccio, ma fa niente. Passiamo oltre, passiamo a un prodotto labbra. Questo qui è un lip cream, quindi una specie di balsamo labbra, molto 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 nutriente. E ce lo andiamo immediatamente ad aprire, se riesco, volentieri. Perché non si apre? Io non ho ancora aperto i prodotti perché sono arrivati e li ho immediatamente messi da parte per fare il video, ma mi tocca spaccare tutto perché non riesco ad aprirlo. Ok, ce l'ho fatta con la mia solita delicatezza. Eccolo là, lip cream di HC, è lui. Quindi uno stick super nutriente per le labbra. Andiamo a provarlo insieme. Top. È tipo un mix tra un burro labbra e un olio labbra. Anche lui in odore. E vi lascia questo effetto lucidino non appiccicoso per niente, quindi super 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 carino. Mi piace. Top. Ok. Andiamo avanti, il lip cream viene 3,57 euro, direi. Anche qua il prezzo non mi quadra, quindi andrò a controllare sulla mail che mi hanno mandato e vi lascio i prezzi regolari nell'info box. Passiamo agli ultimi due prodottini. Io uno l'ho già aperto, devo dire la verità, ma ne ho due colorazioni.
E sono due lip and cheeks, ovvero dei blush che si possono usare sulle labbra e sulle gote. Noi ora lo andremo a dare sulle gote, visto che sulle labbra abbiamo messo il lip cream. E io ho preso la colorazione 06 e la colorazione 07. La 07, come potete vedere, l'ho già aperta, la 6 la apriamo insieme. Si presenta così, quindi questa è la confezione che già è top, è troppo carina. Il prodotto è questo, non vi spaventate dal colore perché non è così forte come sembra. Io ho provato sia l'applicazione con la spugna che l'applicazione con pennello, mi piace di più l'applicazione con la spugna, infatti come potete vedere stamattina l'ho usato. Vado a prendere il prodottino con la spugnetta e lo vado a picchiettare dove appunto vado a mettere il mio blush e come potete vedere è meraviglioso, dà un effetto salute immediato ed è bellissimo, cioè veramente bellissimo. Questa cosa qua la potete fare ovviamente sulle labbra facendo direttamente con le labbra, cioè scusate, col polpastrello, questa cosa è meraviglioso. Andiamo a provare l'altro colore sull'altra guancia, tanto sti cavoli, poi eventualmente se devo uscire mi arrangio. Questa appunto è la 06 e io la vado subito ad aprire con una forbicina perché sennò non ci riusciremo mai. Ok, la 06 è un pochettino più portabile forse, ma anche questa raga secondo me ci sta, è un po' più mattone quest'altra colorazione, mentre la prima era più plum, più violacea, come potete vedere questa è una colorazione un pelino più mattone. Andiamo con l'altro lato della spugnetta e prendiamo sempre così e andiamo a metterla sulle gote, cioè è bellissimo, è veramente bellissimo raga, vi lascia un effetto salute impressionante. Poi se doveste averne messo troppo andate con la parte pulita o comunque pulita per modo di dire perché ci ho messo il fondo stamattina, ma con la parte appunto senza blush a uniformare e te lo lì che vi si sfuma come niente sulla pelle, quindi è favoloso. Io devo dire la verità, non pensavo fossero così carini, invece sono spettacolari questi prodottini qua e sicuramente li utilizzerò tutta l'estate perché sulla pelle nuda sono anche fotonici oltre che sul fondotinta. E anche sulle labbra, devo dire la verità, mi sono piaciuti perché ieri per esempio l'ho messo per andare a lavorare, non si è appiccicato la mascherina, mi ha lasciato comunque le labbra idratate e quindi assolutamente top. Detto ciò, io concludo qua il video in collaborazione con Yes Style, ringrazio di cuore tantissimo Yes Style per avermi dato la possibilità di provare i loro prodotti e di aver lasciato un codice sconto per voi che, ripeto, è MOMOTOD, tutto maiuscolo, tutto attaccato, 82, sempre tutto assieme, da utilizzare come aggiunta ai loro promo code già esistenti sull'app o sul sito internet. Vi lascio anche il link, come vi ho detto, giù in info box per poter andare a dare un'occhiata ai loro prodottini. Hanno veramente di tutto, dal make-up agli accessori per la casa, alla pigiameria, al vestiario in genere, anche abbigliamento da uomo, quindi c'è tutto, raga. E nulla, a questo punto vi mando un bacione gigantesco e vi ricordo come sempre che ci vediamo al prossimo video. Ciao!